Non. Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra Crap Addicted E cosa appena letto Cerca di avere un figlio con Davide ma stiamo scherzando Tu tesoro che non ne volevi in momenti neanche uno io ragazzi ve lo dico, cioè se ovviamente loro mi esprimono il desiderio, io ne tengo conto, non forzo io la mano, però lei mi ha appena espresso un desiderio, il desiderio di avere un altro figlio. Che c'è, Patato? Non darmi ordini! Si è ribellato, ragazzi! È un bel caratterino il nostro Edo qua, eh! E lei deve disciplinarlo, assolutamente tesoro, devi farlo, quindi... Genitorialità disciplina il comportamento recente con calma, chiede di evitare la ribellione. Questo ragazzi secondo me succede perché la ribellione in questo momento di, di Edoardo è io non voglio giocare con te, voglio papà, voglio papà, non voglio giocare con te. E lei ragazzi capisce che um, suo figlio è abituato a stare più col padre che con lei. Quindi secondo me ora dirà ti prego tesoro. Non comportarti così Gioca un po' con la mamma Ci vediamo talmente poco Perché sì ragazzi essendo un medico è Il tempo purtroppo che ha a disposizione Quindi prova a insegnargli di nuovo le forme È veramente molto molto poco Ti va? Vuoi giocare con la mamma? No! Ho detto che voglio papà Ah ragazzi mamma mia Eh beh patato poi lei cerca di essere molto paziente perché ragazzi capisce la situazione, però ecco vedete poi eh, ahimè tocca, tocca farlo, tocca disciplinarlo perché... E lei ti ho già detto che non devi rispondermi in quel modo. Quindi adesso sarà risoluta di evitare la ribellione. Te l'ho già detto Edoardo, non mi piace questo tuo atteggiamento, tu sei cattiva. Ok perfetto ragazzi, iniziamo sempre meglio, sempre meglio. Devi non fare. Si è rotta anche la lavatrice... No, no, no... Ferma... Gli devi dire di non fare... Eh, se no quando capisce... Scusami tesoro, eh... Dai... Ora si è messo lì... Più che altro ragazzi... Secondo me perché si è stufato di sentirselo dire... Quindi forza dai... Insegnagli le forme... Eh, ha anche fame ragazzi... Guardatelo... Non darmi ordini... Non voglio... Vabbè, ora furia per la fame, ragazzi, ma voglio dire, ha un caratterino notevole, eh. Ha un caratterino davvero notevole. Caro... Lui non ha molto appetito, quindi non, secondo me non mangia. Sta qua vicino a lui per controllare che mangi. Papà, ma io non voglio mangiare questo. Mangia, forza. Ma io voglio venire in braccio, non voglio stare qui. E lui mangia tutto. Papà è qui che ti osserva, eh. Ok, va bene. Quindi sì, guarda tuo figlio, va. Invece, cara, tu fame ce l'hai e come? Oh, ti ha riportato la pallina, però. Patata, adorabile. Accarezzala, dai. Falle una carezzina. Poi prendi una porzione. E direi sì che è il caso di mangiare qualcosa, perché assolutamente sì. Patato, però, ti prego, mangi qualcosa. Avete tutti il blocco oggi, ragazzi. Qual è il vostro dramma interiore? Solo Giorgia vuole collaborare, vabbè. Ragazzi, solo Giorgia ha deciso di collaborare. Forza, su, mangia tutto. Non far disperare il papà, eh. Sta dicendo tipo lei. Io poi devo andare a dormire. Lui. Sì, sì, vai, vai. So che domani ti aspetta una giornata intensa. Non ti preoccupare, ci penso io. E ragazzi, fondamentalmente è questo. Ma l'hai tolto dal coso! Ma, ma scusami, impallato tre ore. Per poi non farti nemmeno una porzione di affaracci tuoi Vabbè Ragazzi sono sconvolta Veramente Deve stare là dentro Cioè nel senso Lui fa i capricci tu non puoi accontentarlo Ogni volta che fa i capricci Riesci a capire questo? Vai su Perché immagino sia lei Ragazzi intervenuta a dire deve stare lì dentro Non devi sempre dargli la vinta Vai a fare altro, guarda, non, non ti preoccupare. Ci sono io ora che lo sto guardando. Ecco, brava, vai. Vai, svuota il vassoio. Candy Bear. Non sappiamo chi tu sei, non ce ne può fregare di meno. Allora, patato, mangia. Guardate, ragazzi, quanto è seccato. Eh, ora è felice, sì, eh, ha fame. Facciamo conto, no? Che ehm... chiederà della sua giornata perché immagino che lei vorrà sapere quanto è impegnativa la, sua, la giornata di Davide tra il lavoro, tra il prendersi cura comunque del loro unico figlio, di Edo. Un po' ragazzi ovviamente se lo chiede perché se dovessero provare ad avere un altro figlio sa bene che il carico maggiore sarebbe sulle, spese di suo sulle, scuole, sulle spalle di suo marito perché lei oggettivamente... A casa sta poco e niente, no? Per uh, il discorso del suo lavoro. Uh, gli dirà: Io sto pensando a una cosa. E lui a cosa? Ecco, forse un'idea folle, ma lui cosa, tesoro, dimmi. E le accarezzerà la guancia. Dai, che Edo mi sta chiamando, lo senti. E lei: Tu vorresti avere un secondo figlio? E lui, tesoro, io ne vorrei anche 50 di figli con te, lo sai. Però te la senti davvero? Cioè. Per me è un'esplosione di emozioni. Mi stai dicendo che vorresti avere un altro figlio. Cioè, io sono troppo, troppo felice. Cioè, mi sono sempre sentito tipo un dinosauro, sai. Io, l'uomo che vuole figli, mentre tu invece che faticavi ad averne. Cioè, non voglio essere sessista, ovviamente, però davvero no, sono troppo felice. Sto sparlando. E lei, ok, tesoro, va bene, ho capito. Eh, quindi magari. Ci riflettiamo un pochino? Vogliamo tentare? E lui, fammi mettere a letto il bambino. Ok, va bene, abbiamo capito, ragazzi. E l'astronauta buono riuscì a far cosa? A salvare la famiglia di volpi nello spazio. Ma che cappero di libro è? Riportandola poi al castello magico della principessa dove c'era la loro migliore amica, la lucciola. Va bene. Quindi sei proprio sicura di quello che, insomma, stavi dicendo prima e lei. Certo che sono sicura, insomma... In realtà no, lo ammetto, non sono sicura di niente, basta voi due. Ammetto che sono un po' confusa, però... Io non so, io voglio un altro figlio. Amo te, quindi... Pensavo di non volerne, ma in realtà io li voglio. Ora, ora che abbiamo Edo, li voglio. Allora andiamo. Cosa aspetti? Ok, va bene. Perfetto, ragazzi. Ok. Ok, ragazzi, siamo arrivati in ospedale. Nella mia fantasia, ragazzi, è passato già un po' di tempo. Ovviamente, da quando i nostri hanno fatto fichi fichi, perché qualora la nostra fosse incinta, ragazzi. Ovviamente ci rendiamo conto che non può avvenire in una notte. Quindi facciamo, immaginiamo che sia trascorso già un po' di tempo. Vai, esamina gli occhi, tesoro intanto occupiamoci, ragazzi, della, um, dei pazienti che sono, ecco, qui. Quindi preleva un campione. Poi. La nostra, vi ricordo, è un medico generico. Tesoro, stai calma. Ci penso io. Ora apri la bocca. Ecco qui. Visto? Abbiamo fatto subito. Non preoccuparti. Ora faremo tutti gli esami del caso. E scopriremo cos'hai. Che, che non va. Insomma, come mai sei malata? Tutto bene? Sì. Ok. Allora, analizza il campione. Perfetto. Andiamo ad analizzare il campione. Quindi analizza il campione del paziente vai tesoro ragazzi mi era mancata tantissimo la carriera da medico non la faccio veramente mai quindi quando mi capita sono sempre ben felice allora il livello 4 dell'abilità di logica ok tesoro come abilità come stai messa quella più sviluppata per ora è il carisma no uh, direi cucina e forma fisica Poi dovrai magari rimetterti un po' più in forma, qualora lo desidererai, tesoro. Vai. Uh, ci sono parecchi pazienti, ma c'è qualcuno di nostra conoscenza, ragazzi. Giorgia Longo no, Malcolm Landgrab no, oh mamma. Sofia Valentini lo sapevo che era lei. Ma c'è il nostro nipote. Oh, Santa Peppa. Cerchiamo di occuparci subito della paziente, così da poterci occupare subito anche di Sofia. Allora, note i risultati dell'analisi del campione. Vai, vai, annota, annota, tesoro. La presenza di una malattia infettiva che Giorgio deve diagnosticare e curare. Ok, perfetto. Quindi sì, c'è una malattia infettiva. Quindi forza, tesoro. Diamoci una mossa. Ok. Esegui una scansione di un sim. Ok, vediamo un po'. Possiamo portare te, tesoro? Io non mi ricordo, ragazzi, se i bambini possiamo portarli. Diagnosi convincente. Eh, ma non, uh, non so. Non so, non so. No, facciamo Indirizza l'esame ai raggi X. Sì, ai raggi X si possono fare, ragazzi. Mi dimentico sempre che è il Tapirulan, che non possiamo usare. Sapete che questa bambina è veramente bellissima? Mi piace tantissimo. Ha un viso dolcissimo. Patata, povera, guardatela. Sembra veramente stanchissima. Patata, tesoro. Ma guardate quanto bellina. Vai, vai! Vai tesoro, su! Sei riuscita a individuare il problema? Altri esami, ok. Però le orecchie le abbiamo controllate, il campione lo abbiamo prelevato. Quindi direi che a questo punto, ragazzi, per non rimanere fermi. Eh ci occupiamo di altre um, cioè andiamo a fare altri esami anche se non sono indicati qui, insomma, ecco. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, diagnosi convincente testa rigonfia. Perfetto, vai. Tesoro, è solo un problema di testa rigonfia, stai tranquilla che detto così pare una cosa orribile. È facilmente curabile, stai tranquilla, non preoccuparti. Quindi ora ti darò le medicine. Oh, e yeah. potrai tornare a casa. Quindi cura il paziente. E lei, quindi sono pasticche. No, dovrò okay. farti una puntura. Non voglio vedere. Ok, va bene, tesoro. Ho già passato, hai visto? Ok. Ora sbrighiamoci. E prendiamoci cura di tua nipote. Perché, povera patata. Amichevole. Tipo, la abbraccia. La vede qui e dice tesoro. Ma cosa è successo? Questa mattina zia, mi sono svegliata che non stavo bene Papà prima di andare al lavoro Mi ha lasciato qui Tanto la La, la, la receptionist eh, Ogni tanto veniva a controllarmi Quindi stavo tranquilla qui Ok perfetto E lei dice ok va bene allora ehm, Vogliamo procedere? Quindi a metti il paziente al lettino medico. Forza Forza, dai. Allora, accomodati. Così la zia ti visita subito. Ok, perfetto. Allora dimmi cosa ti senti. Quindi vediamo un po'. Esamina le orecchie. Ma questa mattina te mi facevano tanto male le orecchie. Me ne sono accorta dopo che mi sono lavata. Fammi vedere qui. Mm, beh! Tutto a posto tesoro, le orecchie sono molto pulite, ok che bello. E poi zia mi bruciavano gli occhi e mi bruciano anche adesso e quindi ovviamente lei... Fammi vedere. Oh, vedi mi gira la testa. E lei, ok, ok tesoro. Con calma, ora facciamo tutto, ok. Forse hai un po' di febbre. Fammi controllare la temperatura, giustamente oh, yeah, dice. Yeah. Avevi febbre questa mattina? Lei beh sì, l'avevo Ok, esegui la scansione del corpo di un paziente Quindi farò. adesso farò un esamino Veloce, veloce Ma farò una scansione Così vediamo Cosa mi dice, eh? eh, eh non funziona molto bene il macchinario, tesoro Ok, mazza oh, però, è. Eh. Un po' una sfiga Allora, dunque, vediamo un po' mm, Esamina il paziente Preleviamo un campione Apri la bocca Ecco qua Adesso Zello va subito a, a esaminare Eccola qua Mamma mia Qual è la diagnosi debole? Eh, eh, ragazzi Vediamo un po' Vediamo un po' cosa ci dirà. Allora, vai, analizza il campione. Corri, corri ad analizzare il campione perché prima di andare via devi assolutamente curare tua nipote. Intanto qua, ragazzi, però, per operare qualcuno, almeno per ora, non se ne parla. Quindi, è vero che dovremmo, come dire, orientarci sui pazienti adulti, magari, eh. Però l'ho vista lì... Come potevo ragazzi non occuparmi di lei? Allora. Annota i risultati, ok. Dai. Quindi facciamo... Uh, annota i risultati del campione. Muoviamoci però tesoro. Analisi completa. Eh, la presenza di una malattia infettiva. Sì, quella lo sappiamo perché l'abbiamo vista. Ce ne siamo resi conto anche noi. Oh, eh, adesso possiamo solo eseguire un test da sforzo, patata, però. Occhi sperati, testa rigonfia. Io, ragazzi, non saprei se la paziente di prima ehm, poteva avere quelle macchie, perché avendo una, una pelle comunque molto più scura di quella di Sofia, ragazzi, io oh, quelle macchie non le ho viste, non le ho notate, quindi non mi sento di diagnosticare qualcosa se... Uh, al momento non, uh, cioè, non, se non non ho prove diciamo quindi magari tanto sta qui ragazzi la bambina magari la um, come dire la tiene d'occhio e basta quindi indirizza al test da sforzo sul tapirulan ecco queste sono ma macchie uh, decisamente diverse da quelle di, di, di sofia quindi forza tesoro questo dovrebbe essere il coso l'aproriginoso o qualcosa del genere. Il paziente è andato via. Eh lo so eh, che dobbiamo fare. Qua siamo sole, eh, praticamente. Vai, fai il test da sforzo, vai. Cara, come ti chiami, Giorgia? Come uh, si chiama? Come te tesoro? Avanti su. Ma devo continuare per molto? Beh, ci servono i dati. Ci servono i dati. Eh, sì, abbiamo capito. Uh, caro, tu qua fai. Lavora sodo. Ho oh, un crampo. E lei. Oh, mamma mia. Mi dispiace, ma come dire. Dovevo farlo. Ok, va bene, abbiamo capito, tesoro. Però ora accompagnala di nuovo al lettino. Perché direi che è il caso. Qua la folla, ragazzi, praticamente io immagino stia protestando. Perché come minimo. Eh, ragazzi, che devo dirvi, dovete avere pazienza. Ok, cerchiamo di capire quale malattia hai. Quindi anche. No, le orecchie, tesoro. No le orecchie. Dobbiamo esaminare gli occhi. Scusate, ragazzi, ma. Gli occhi, dai. Non si preoccupi. Sono un medico molto competente. L'aiuterò io. Oh, so mi gira okay, la testa, no. veramente. Uh -huh. e lei ha già capito di cosa si tratta, davvero, tesoro? Perché secondo me non hai capito una ceppa. Però vabbè, dettagli. Allora, esamina il paziente. Direi di fare questa scansione. E poi di prelevare il campione. E poi misurare anche la temperatura, ovviamente. Su. Mamma mia, che è. Via, l'ha gettato via. Ok, perfetto, mamma mia, ragazzi. Ok. Riusciremo. Secondo voi a operare qualcuno? Possiamo eseguire una scansione. Oh, io porterei. Lei, ragazzi, a eseguire una scansione. Attendevo proprio quel. Attendevo quello. Sinceramente. Quindi. Vai, indirizza l'esame Raggi X. Torno subito. Devo esaminare i suoi esami, certo, come no. poi esaminare gli esami, ok, va bene. Allora andiamo tesoro. Seguimi Sofia, facciamo un ultimo controllo. Perché se sì, poi non penso possiamo farne altri, ragazzi. Dovremmo aver fatto già tutto. Vediamo un po'. Sì, è, è pauroso questo coso. Stai ferma tesoro, non succede niente, non ti fa male. Ah sì, che figo quel coso che scende giù. È un robot? No tesoro. Serve per far capire alla zia dov'è ehm, che hai, insomma, la malattia. Ok, va bene. Quindi diamoci una mossa. Caro, tu fai una cosa però, sviluppa l'abilità di pittura, grazie intanto. Ora, cara, riesci a capirne qualcosa di più? Forza, su. Basta, Giorgia, tesoro, veramente basta. Ok. Dai. Avanti, avanti, avanti. Su che abbiamo quasi finito così, la, la rimandiamo a casa magari, voglio dire, Leo, stacca dal lavoro. La verrà a prendere, non è che la lascia qui in eterno. Allora, dunque, diagnosi convincente, occhi spiritati. Sì, avrei scelto questa io, istintivamente, ragazzi, però, come dire, è sempre meglio non rischiare. Ok, curiamo la malattia. Così, tesoro, puoi tornartene a casetta, cura il paziente, vai con i farmaci. Ecco qui, amore della zia. E lei, devo solo prendere queste, certo, tesoro? E starai subito meglio. Ok, perfetto. È una cosa meravigliosa. Vediamo se riusciamo anche ad analizzare il campione del paziente, ragazzi. Vediamo un po'. Dai, un'ora ancora. Dai, puoi farcela. Giorgia, tesoro, però, sbrigati. Io, ragazzi, farei una cosa. Resterei fino a tardi perché oggettivamente. Se magari riuscissimo a operare almeno un paziente oggi sarebbe una gran cosa. Non penso che la patologia della signora sia da intervento, ragazzi, oggettivamente. Però come dire, no? Sempre meglio andare fino in fondo. Eh ragazzi! Oh oh. Credo che la nostra sia incinta. Oh mamma. Ok. Annota i risultati di analisi del campione, vai. Dopodiché dovremmo discutere dello stato di salute generale. Mamma mia, ragazzi, di nuovo incinta. Io non posso crederci. Eh, vedete? Per me la diagnosi è plumbob uh, plum pruriginoso. Perché si gratta insistentemente, ragazzi. Però... Come dire, è sempre meglio non rischiarsela. Cioè, dobbiamo fare passi avanti. Giocando con lei non sempre, ragazzi. Non posso permettermi di sbagliare la diagnosi perché... Altrimenti poi ogni volta, come dire, si torna sempre un po' indietro invece che fare passi avanti. Quindi vai. Vai, tesoro. Sì, hai fame, capisco. Eh, dice, guardi, io penso di avere un'idea circa il suo problema. Ah, sì? Eh, proviamo a misurare la temperatura, tesoro. Beh, sì, in effetti avrei una mezza idea. Ok, perfetto. Meglio se, come dire, ce n'è più non solo mezza. Ragazzi, io boh, me la vorrei rischiare perché ho visto che si grattava insistentemente. Proviamo, okay. dai. Proviamo, spero di non dovermene pentire. Secondo me lei è affetta da plumbob pruriginoso. Speriamo bene, ragazzi, voglio dire. Io me lo auguro perché... <ride> E indirizza al trattamento chirurgico. Il plumbo pruriginoso è da trattamento chirurgico. Ah. Quindi forza, andiamo in sala operatoria subito. Non dobbiamo perdere tempo, ok? Muovetevi però allora perché fra un'ora te ne vai a casa, quindi direi che è il caso di sbrigarsi. Si affidi a me, stia tranquilla, ci penso io. Mamma mia tesoro, semina pazza. Vai. Questo lo togliamo. Oh mamma. Magari quello non dovevo toglierlo, tesoro. Ti prego. Eh, Non è. Devi guarire la paziente. Non farmi scherzi. Ti prego, sbrigati pure. Dai, che hai solo 38 secondi. Mamma mia, ragazzi, è troppo lunga questa interazione qua. Tommaso, guarda. Siamo in sala operatoria. Non dovremmo neanche avere il telefono che ci squilla. In teoria rifiuta la chiamata dai 20 secondi, tesoro. Sbrigati, l'hai curata, l'hai curata davvero? Bravissima! Guardate quanto è soddisfatta, ragazzi. Evviva! Quindi, sì, un intervento su tre, ragazzi. Lo abbiamo fatto. Evviva, evviva, evviva! Sono troppo felice per lei! Quindi ragazzi io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio, voi direte ma non fa il test, beh direi che è abbastanza inutile farlo ragazzi perché... Abbiamo già visto i malessere, insomma. No, dai, tanto um, in un modo o nell'altro la vediamo sempre. Quindi la vedremo, lo scopriremo giocando con i suoi fratelli o con i suoi genitori. Comunque, se è rimasta incinta, ragazzi. Ma io credo proprio di sì, perché anche a casa, prima di arrivare, ecco, qui in ospedale, eh, aveva la nausea, insomma. Quindi sicuramente è incinta. Oh, mamma mia, ragazzi, ebbene sì. Diventerà di nuovo mamma... Non ci posso credere... Ok, comunque... Noi ci fermiamo qua per questo episodio... Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale... Mettere mi piace e lasciare un commento... Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare... Tutti i vari modi per contattarmi... Programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber... Quindi mi raccomando ragazzi andate e iscrivetevi... Perché ne vale veramente, ma veramente, ma veramente la pena... E che dire ragazzi... Questo è l'ultimo episodio del 2019... Perché nel prossimo saremo già nel 2020... E io mi sono... mi diverto sempre tanto a giocare con questa famiglia, spero piaccia anche a voi, fatemi sapere cosa ne pensate in generale comunque, non solo di questo episodio nello specifico, ma proprio se in generale vi piace questa serie, perché ovviamente ragazzi non durerà per sempre, eh, però insomma vorrei avere dei... da parte vostra ecco dei riscontri, insomma. Quindi... Io vi abbraccio forte, ragazzi, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, un fantastico inizio settimana sul Sul Simmers. E non...